gruppo Alpini di San Pellegrino Terme ha celebrato nella sua cittadina il 60° anniversario della sua fondazione. I 60 anni del gruppo Alpini rappresentano una tappa significativa della sua storia, testimoniata da esempi di umanità, di amicizia e di solidarietà, sentimenti nobili, peculiari ed esclusivi dell'autentica anima del gruppo. Dopo le 4 giornate di festa, la conclusione con l'ammassamento in piazza Rosmini è stata allietata dalla fanfara tridentina e dalle nostre bande musicali di San Pellegrino Terme di Brembilla. La sfilata, preceduta dalla fanfara tridentina, ha percorso tutta la zona di Piazza Basso, per poi toccare le zone adiacenti del Grand Hotel e sfociare in mezzo al vialone centrale. Dietro la fanfara, il gonfalone del comune scortato da due alpini, la corona d'alloro, le autorità civili, religiose e militari, le rappresentanze dei vari gruppi e i nostri 260 alpini. Dopo di loro, le bande di San Pellegrino e di Brembilla.
Dopo gli onori resi ai caduti al Tempio, Don Martinelli ha espresso il grazie e la riconoscenza per quanto gli alpini hanno fatto. Siamo convenuti alle porte di questo maestoso e solenne Tempio, luogo benedetto e amato per le sacre memorie che custodisce, dolce e amorevole come le braccia di una madre che accoglie i corpi straziati dei suoi figli, vittime della violenza. Siamo venuti qui, dico anche noi, come quella folla, per cercare il Signore, perché con Lui, con il Signore e per mezzo di Lui, vogliamo oggi celebrare un anniversario caro, i 60 anni di vita del gruppo Alpini di San Pellegrino. E vogliamo celebrarlo ripensando questi 60 anni di vita dentro la parola del Signore, quel Gesù che nel Vangelo ci è stato presentato come parola del Padre, quindi pane di vita. Vogliamo ripensare questi 60 anni di vita dentro la parola del Signore per scoprire dentro l'apparente monotono susseguirsi degli anni una ricchezza di valori che hanno fatto scritto pagine e pagine di storia, quella vera. La messa, accompagnata dal coro Fior di Monte, è stata celebrata da Don Martinelli e da Don Fiami. In questa occasione è stata letta la preghiera scritta dall'alpino delle nostre sezioni, Costantino Sonzogni, reduce di Russia, scomparso 3 anni fa. Ringraziare innanzitutto e dare il più cordiale saluto alle autorità intervenute, che sono molte,
agli alpini e ai simpatizzanti, a tutta così la popolazione così numerosa che ha voluto onorare la nostra festa alpina che vuole festeggiare il 60° anniversario del gruppo. E quindi sono orgoglioso di esprimere personalmente a nome di tutti i soci la soddisfazione di aver raggiunto questo importante traguardo, soprattutto nel ricordo. Il cavalier Marconi ha espresso la propria soddisfazione per la perfetta riuscita del raduno. Dopo di lui è intervenuto il commissario prefettizio Marotta, che si è detto felice di aver partecipato a questa manifestazione. In seguito è intervenuto il senatore Citaristi. E io sono lieto di aver avuto l'onore, insieme al vostro ex presidente provinciale e oggi presidente nazionale, Leonardo Caprioli, di aver dato inizio a quella casa engine per handicappati dove voi avete manifestato per la prima volta, dando l'esempio a tutta l'Italia, che gli alpini anche in tempo di pace sono vicini a coloro che soffrono e sanno manifestare la loro virtù di generosità e di altruismo. Io vi saluto caramente, cari alpini, mi congratulo vivamente col vostro presidente e con tutti gli alpini. Ha preso la parola il presidente della sezione di Bergamo, Decio. Ringraziare le autorità religiose, civili e militari e voglio ringraziare gli alpini di San Pellegrino per questo invito che mi permette di portare a voi il mio ringraziamento per tutto quello che fate. Se siamo ammirati, qualche volta addirittura invidiati, se siamo accolti con stima e simpatia in qualsiasi posto andiamo da tutta la popolazione, il merito è tutto vostro, per tutto quello che fate, con tanta semplicità ma con tanta competenza, con tanto amore, con tanta generosità. Nel doveroso ricordo dei nostri caduti... Ha concluso il presidente onorario Crepaldi. Per un avvenire migliore. Ed ora... Cosa faccio? Vi porgo il mio saluto come ve lo porgo da tanti anni, come ve lo porgo quando ci incontriamo a ricordare i nostri morti, come ve lo porgo quando ci incontriamo nei nostri annuali raduni. Io devo solo ringraziare Marconi che mi ha fatto questo scherzo inutile. Chiedo scusa al senatore Citaristi, al dottor Marotta, a Decio di aver parlato dopo di voi, non sono stato io, prendetevela con Marconi. A voi tutti, amici San Pellegrino, continuerò ad essere tra di voi con tanta simpatia, vedo dei vecchi reduci qui che portano sul cappello il ricordo di tanti anni vissuti insieme, a voi tutti grazie, buona giornata e... Continuate ad essere come siete stati fino ad oggi, bravi cittadini, dei bravi padri di famiglia. Grazie a tutti.